Allora, oggi andiamo a vedere un attimo quelli che sono i valori più importanti, secondo me, da utilizzare nel builder. Come ho sempre detto, secondo me copiare le build non è mai la soluzione migliore, ognuno ha un proprio stile di gioco, però almeno per quanto riguarda il builder possiamo vedere quali sono i valori più importanti. Ho fatto una tabella in cui andiamo a fare distinzione per ruolo, quindi play basso, play alto, esterni e lunghi. Dall'altra parte invece abbiamo valore minimo consigliato, valori inutili, che sono quelli che diciamo non danno nessun vantaggio nel builder e quindi sarebbero solo punti sprecati. Build meme, che sarebbe praticamente il valore massimo, che in realtà non è utile, ma se vogliamo andare a fare una build un po' per cazzeggiare, per provare qualcosa di diverso, secondo me può essere buona. Per i play bassi ho messo valore minimo 89. Il tiro dalla media è un discorso a parte. Il tiro dalla media può essere alzato. Secondo me non vale la pena, sì, prendiamo tanti badge, ma andiamo a sprecare punti importantissimi che poi possono andare, diciamo, da altre parti. Ovviamente su build basse, secondo me, si può alzare un pochino, ma per la questione cartellini guardiamo sempre comunque il tiro da 3 punti. Meno di 89 non si può andare su un play basso, quindi un portatore primario. 90, secondo me, è un valore inutile perché non ci dà nulla di importante, ci abbassa al massimo il costo di un cartellino che andiamo a utilizzare, che sarebbe macchina verde, ma per il resto non ci dà benefici. 91 invece l'ho messo tra i minimi anche perché andiamo a sbloccare tiratore scelto, gold e macchina verde Hall of Fame. 92 invece è quello consigliato perché andiamo a prendere portata limitata gold, che secondo me è uno dei cartellini più importanti quest'anno per i play. Su valori inutili ovviamente qui sono andato a mettere soltanto quelli che si trovano in mezzo tra il minimo e il consigliato. Su build meme invece ho messo 96 e 99 perché questi altri sono tutti valori inutili. 96 andiamo a prendere agente 3 Hall of Fame e a 99 anche portata limitata. Sul play alto la situazione è diversa. Io ho messo come valore minimo 85, andando più in basso diciamo perdiamo portata limitata e secondo me almeno d'argento è fondamentale. Se riusciamo ad andare più in alto ovviamente andiamo a prenderci l'89 per avere tutti quei cartellini che avevamo con il minimo del play basso. Ovviamente tre valori inutili, 86, 87, 88, perché non vediamo nessun cambiamento se non questione di badge sbloccabili. Su build meme invece ho messo 92, che secondo me è un po' estremo per un play alto. Soprattutto perché su un play alto abbiamo bisogno di tantissimo progresso per le dunk, controllo palla, difesa. Quindi diciamo che quel 92 andrebbe un po' a demolire la build. Ma comunque sia, nel momento in cui appunto si va a fare una build un po' strana, possiamo provarci. Poi esterni, 83 come valore minimo per avere agente 3 almeno ad argento. Consigliato 85 perché essendo esterni molto probabilmente giocherete anche 45, portata limitata ad argento secondo me è molto importante. E soprattutto per un esterno che può essere un lock o un'ala abbiamo bisogno di tantissimo progresso perché sono build che possono veramente avere tutto. Quindi non andrei oltre, 85 secondo me va benissimo. 84 l'ho messo come valore inutile perché ovviamente non andiamo a guadagnare nulla. Su build meme invece ho messo 89 o 92 per avere sia blinders oppure anche portata limitata gold. Per i lunghi invece valore minimo 73. Qua ho aumentato anche il tiro dalla media perché ovviamente poi questione di badge sicuramente un minimo lo andrete a portare su. Da 3 punti invece 73 secondo me è il minimo perché andiamo a prendere almeno macchina verde d'argento. 74 può essere buono perché abbiamo portata limitata a bronzo che non ha un boost, diciamo, pesantissimo, però può aiutare. Dal 75 al 79 non c'è praticamente nulla. A 80 in realtà andiamo a prendere blinders ad argento, però se siamo arrivati a 80 a sto punto andiamo a 82 perché ci prendiamo macchina verde oro che secondo me è molto importante. Per i centri invece build meme ho messo 85 perché andiamo a prendere portata limitata ad argento e non credo. Vogliamo fare un lungo con più di 85 perché andremo praticamente a distruggere la difesa accorciando le braccia. Ovviamente farò il video anche per le altre categorie, anche gli attributi fisici. Per il tiro diciamo che è un po' più semplice fare questo discorso, mentre per conclusione regia sarà un po' più complesso perché ovviamente andremo a vedere anche tutte le animazioni sbloccabili.